Allora, siamo con il nostro Salvatore Ferragina al termine di questo incontro col Prato, finito con la vittoria del Catanzaro, una vittoria sofferta. È una vittoria sofferta dove io mi soffermerei soprattutto al primo tempo, dove abbiamo giocato a calcio. Secondo tempo in quel pantano era impossibile parlare di calcio, però quello che si è visto è che una squadra effettivamente che ha lottato con il cuore, con i denti, con un modulo diverso, dove si è rischiato poco, però qualche amnesia c'è stato. Vedi il secondo con loro che preso in contropiede in vantaggio su 2-0 nel calcio non ci sta, però onore a tutta la squadra che finalmente si è mossa bene, ha creato, ha sofferto quando c'era da soffrire. E un elogio particolare lo vorrei fare sia a tutti gli 11, ma Benedetti merita veramente la palma non del migliore in campo, ma qualcosa in più. Dopo la sconfitta col Frosinone, mister Cozza aveva parlato di mancanza di attaccamento, forse di quella rabbia agonistica. Oggi certamente, soprattutto negli ultimi 20 minuti del secondo tempo, probabilmente si è vista quella rabbia agonistica. Esattamente quello che dicevo prima, ma la rabbia agonistica è anche data dal fatto di come ti sei messo in campo, cioè aver schierato contemporaneamente i tre centrocampisti nel mezzo e le due ali hanno tratto beneficio sia Quadri, che è calato nella ripresa, il campo, ripeto, era impossibile continuare a giocare, ma soprattutto le due ali, che erano Fiore, che per la prima volta, almeno nelle partite interne, abbiamo visto il vero Fiore, e anche lo stesso Squillace, che è in netta ripresa. Vedi l'azione del primo gol, bellissimo, la sua azione con l'inserimento di Ulloa. Si parlava prima di amnesie, forse qualcosa da rivedere ancora in difesa. Anche nel primo tempo avevamo subito un'azione simile a quella che aveva portato ad esempio al gol contro il Latina sul calcio d'angolo e non si era salito alla difesa. Forse ancora qualcosa da registrare nel reparto arretrato. Sono quei meccanismi che vanno liati, dicevamo, e specie il loro gol che ha riaperto la partita con l'espulsione di Pisseri è un gol che onestamente non puoi prendere, però adesso abbiamo vinto, siamo tutti contenti, 3 punti in più vuol dire continuità. Adesso c'è la sosta, possiamo anche rinforzarci e possiamo dire che è iniziato un nuovo campionato per il Catanzaro. Insomma, finalmente possiamo guardare ai mesi a venire con un ritrovato ottimismo. Diciamo che finalmente è un lunedì tranquillo per i tanti tifosi giallorossi che segue quello di Perugia. Sarà tranquilla anche la prossima settimana perché si riposa e ora, bisogna dirlo, Carrara ci aspetta e noi ci saremo come sempre. Va bene, grazie.